Lei chiuse le persiane e spense la luce. La luna stava sorgendo, con un velo rosso di luna d'estate. L'acqua sciabordava attorno a me e tutto era così intenso e così irraggiungibile. E io mi ricordai di quando chiamavo le murene della falesia. Mi ricordai quel canto. Lei non mi aspettava più. Io non dovevo neanche più bussare. Entravo nella casa di Porto Pimlico. Lei mi chiedeva: andiamo via, scappiamo da questi individui che fanno finta di giocare a carte. Io le dicevo: stai tranquilla, devi avere fiducia in me. Poi si metteva nuda alla finestra e cantava il suo richiamo, ma sottovoce. Luca Mastrolitti, e il pezzo che ho portato è Donna di Porto Pim, ed è un pezzo a cui sono molto 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 legato. È un pezzo tratto da un libro che ho imparato durante il mio percorso di studi in Accademia a Bari.